È parecchio buono, eh? Parecchio, parecchio buono. Quante volte avrò fatto gli involtini di melanzane? Penso parecchie volte, però come farò oggi non l'ho mai fatta. Quindi cominciamo. La ricetta è un po' lunghetta come preparazione, però è di una semplicità estrema. Melanzane, queste belle cicciottose, le taglio a metà. Una. Due. Prendo un coltello e comincio a tagliare la polpa senza bucare la buccia esterna. Metto su una placca da forno. Allora, un pochino d'olio e le pennello sopra le melanzane. Sale. Ora le metto in forno, forno statico a 180 gradi per circa un'ora. Lo vedrete poi comunque quando si cuociono, si aprono proprio questi rombi, si aprono, si vede la polpa è cotta, si raggrinziscono. Vado in forno. Acqua che sta bollendo, ma in realtà potevo partire anche da acqua fredda. Metto un pochino di sale e vado a lessare delle patate. Queste vanno lessate finché, con i rebbi della forchetta o con un coltello, lo sentite, saranno cedevoli, quindi devono essere ben cotte. Poi, quindi i passaggi sono diversi, le melanzane, vedete, ho ottenuto due melanzane, quelle un po' più lunghe, queste qui vanno affettate. Allora, si possono affettare ovviamente a mano, però siccome con l'affettatrice mi vengono più precise, le affetterò con l'affettatrice. Ci vediamo fra un pochino. Ho fatto decisamente un errore, vediamo se lo vedete anche voi. L'ho tagliata per orizzontale e non per il senso della lunghezza, così l'involtino non riesco a farlo, che vuol dire si cambia leggermente, non sarà più involtini, ma facciamo delle melanzane. Ve le faccio vedere piano piano che si va avanti. Comincio a friggerle. Melanzane sono fritte, quelle altre sono in forno tirate fuori, eh? Dobbiamo fare il sughetto. Sughetto di pomodoro. Semplice. Accendo il fuoco. Metto un pochino d'olio. Uno spicchio d'aglio. Qualche fogliolina di basilico. E ci metto il pomodoro. Pomodoro pelato. Frullato, semplice, eh? Semplice, semplice, semplice. Un pochino di sale. Ora questo sughetto lo facciamo restringere per qualche minuto, è già abbastanza densa, questo pomodoro è già abbastanza denso, quindi ora facciamo restringere il tempo che ci serve per preparare tutti gli altri ingredienti. Allora, cominciamo. Prendo una ciotola abbastanza grande dove andrò a mettere la polpa delle melanzane. Volete sapere com'è? Parecchio buona. E ora le patate.
aggiungo le patate alla polpa delle melanzane. Aggiungo un po' di pecorino. Capperi e il basilico che ora vado a affettare, non affettare, a tagliare, e lo aggiungo il sugo si è ristretto, quindi posso spengere. Non avendo messo il paraschizzi, ci sono schizzi di pomodoro ovunque, vabbè. Assaggio. Buonissimo. Cominciamo a fare, a montare tutto. Teglia. Ci vado a mettere un pochino d'olio sul fondo. E lo spargo un po' dappertutto. Col pennello è decisamente più facile. Ok. Pan grattato sul fondo. Fatto, faccio uno strato di melanzane, quelle fritte, e comincio a metterci il ripieno. Un pochino di pomodoro, ma poco, è proprio giusto per sporcare. Proseguo con le melanzane. In realtà una cosa che non ho fatto, però un pochino andrebbe fatto nel primo piano, non l'ho fatto, ma un pochino di sale nelle melanzane non è che ci sta male. Proseguo. Melanzane. Di pomodoro. Ultime melanzane. Perfetto. Tolgo lo spicchio d'aglio perché rischio di metterlo sopra. E metto il sugo sopra. Pecorino. Ah, ovviamente io ho scelto il pecorino, ma anche nel ripieno, ma se voi volete mettere il parmigiano fatelo, eh. Ora si va in forno, 200 gradi, forno statico per una mezz'oretta all'incirca. A dopo. Per essere degli involtini assomigliano parecchio a una parmigiana. Ora sono un po' intiepiditi. Avrei dovuto farli intiepidire ancora di più. Prendo una piccola porzione.
Ecco qua. Ora vi dico com'è. Il coltello qui serve veramente a poco, però è parecchio buono, eh? Parecchio, parecchio buono. Gli involtini erano più affascinanti come forma, ma buona, buona parecchio. Mi ha reso soddisfatto. Questo errore in realtà è stata veramente una cosa bella. Alla prossima.